Salve cari amici, cari italiani, questo messaggio è un messaggio rivolto a tutto il popolo italiano perché il popolo italiano sta per essere usurpato del potere più importante conferitogli dalla Costituzione italiana. L'articolo numero 1 della Costituzione sancisce che il popolo è sovrano. La sovranità popolare è un potere molto importante e nessuno, ripeto, nessuno dei tre poteri fondamentali dello Stato, dei rappresentanti dei poteri fondamentali dello Stato, è autorizzato o delegato o in qualche modo legittimato a traslare la sovranità popolare ad altri organismi. Mi riferisco ad organismi europei, organismi in cima alla piramide, che puntano in questi giorni, in questi momenti particolari, ad usurpare l'Italia della propria sovranità. Ma tecnicamente la sovranità è in mano al popolo italiano. L'unico organo competente nel traslare la sovranità del popolo è il popolo stesso, perché questa traslazione fa parte della sfera della sovranità nazionale. Ripeto, nessun organo italiano rappresentante i poteri fondamentali dello Stato ha legittimità nel trasferire la sovranità popolare ad organi altrui. Ripeto, né l'organo legislativo, né l'organo esecutivo, il governo, né l'organo giudiziario hanno alcuna competenza, non sono organi tecnicamente plenipotenziari su questo argomento. Non vi è la plenipotenziarità, ovvero qualsiasi provvedimento essi prendano, apportano, lo fanno in maniera illegittima. Già un elemento della sovranità popolare è stato usurpato al popolo nella cerchia di quello che viene inteso come poteri della sovranità. Abbiamo la sovranità monetaria, un sottoinsieme. Questo potere è già stato usurpato al popolo. Il popolo italiano non riconosce la cessione della sovranità monetaria a questo organo di banche, non lo riconosce e tecnicamente non vi sono neanche gli elementi per mettere in discussione la cessione della sovranità popolare verso terzi. Il popolo è sovrano e così come concepita la Costituzione, non vi è nemmeno uno strumento per il quale il popolo potrebbe cedere a terzi, nemmeno il popolo stesso, non parlo del governo o di altre strutture, nemmeno il popolo stesso potrebbe pronunciarsi sulla cessione della propria sovranità ad altri elementi esterni, elementi che vanno a sovrastare l'Italia. È un attacco all'Italia e chiunque si presta in questo disegno, in questa macchinazione a sottrarre la sovranità del popolo per cederla a terzi è da considerare nemico della patria ed esorto chiunque ne abbia la facoltà, ovvero le forze militari, le forze di polizia, di procedere con l'arresto. Devono arrestare questi impostori, portarli dinanzi a un giusto processo e il popolo dovrà decidere il da farsi. Il popolo non può essere usurpato della propria sovranità popolare. Chiunque si adoperi a questo sappi che lo sta facendo in maniera illegittima. Non è plenipotenziario circa questo argomento. Ecco, è un qualche cosa di molto importante perché ci vogliono portare a un punto di non ritorno. Una volta che
che la nostra sovranità verrà tolta, verrà elisa, non riusciremo più a riconquistarcela, perché nonostante questo passaggio verrà fatto in maniera illegittima, non avremo noi i meccanismi per poterci rivalere a livello sul piano, per così dire, legislativo. Non avremo la possibilità di portare davanti a una qualche istituzione questa perdita di sovranità e far valere i nostri diritti. Ci vogliono portare ad un punto di non ritorno, rubarci un qualche cosa che ci appartiene, perché hanno paura che gli impostori della politica, la cosiddetta casta, possa cadere, ci tolgono gli strumenti per poter combattere un domani questi impostori. Hanno sentito che ci stiamo arrivando, siamo molto vicini, con l'avvento di internet e dell'informazione libera, il mostro, il grande satrapo, sta per essere sconfitto, e loro vogliono, puntano a legittimare una dittatura, e per fare questa legittimazione di dittatura ne stanno combinando di ogni. Adesso, dal punto di vista tecnico di ogni singolo particolare, potete informarvi autonomamente. Un altro elemento della sovranità popolare è anche, possiamo dire, sono anche le riforme costituzionali. Di ultima istanza, le riforme, essendo le riforme della Costituzione comunque parte della cerchia di quella che è, di quello che è il potere di sovranità popolare, di ultima istanza l'ultima parola spetta al popolo italiano. Nel tal caso non vi fossero i meccanismi per cui il popolo italiano non si può esprimere circa le riforme, vuole dire semplicemente che le riforme non sono attuabili e non sono applicabili. Saranno riforme palesemente create in maniera illegittima, quindi di nessuna validità. Esorto nuovamente le forze di polizia, le forze militari e chiunque ne abbia il potere ad intervenire e mettere fine a questi impostori. È il popolo italiano che ve lo ordina e lo fa nella piena facoltà della propria sovranità. Ciao a tutti ragazzi, diffondete questo messaggio e non facciamoci ingannare dagli impostori della politica. Ciao a tutti e alla prossima.